Allora, direi che possiamo iniziare, così magari vediamo di finire non proprio esattamente alle 19. Dunque, parliamo di AngularJS. Perché introdurvi AngularJS? In realtà ci sono tanti framework JavaScript che possiamo utilizzare. Uno di questi è la famosissima libreria jQuery. Abbiamo poi AngularJS, Dojo, BackboneJS, eccetera, eccetera. Qui trovate elencati i principali, ma ve ne sono tanti altri. Perché utilizzare questi framework? Perché essenzialmente, se vogliamo realizzare un'applicazione web complessa, non possiamo ragionevolmente pensare di partire dalle funzioni di manipolazione del DOM per costruire ciò che vogliamo ottenere. Vogliamo basarci sul lavoro che ha già fatto qualcun altro, su una qualche struttura standard. A cui possiamo affidarci. Ci sono vari paradigmi che possono essere utilizzati, ma il più famoso è quello che è utilizzato dalla maggior parte di queste librerie, così come ve lo presento oppure in una delle sue varianti. È il cosiddetto Model View Controller. Perché utilizzare un paradigma? Essenzialmente perché vogliamo separare i compiti all'interno della nostra applicazione. Vogliamo organizzare il codice in maniera chiara, semplice, che possa essere facilmente modificata in futuro e soprattutto che sia semplice da leggere per un programmatore che non è l'autore originario. La soluzione a questo problema, una classica soluzione, è quella, dicevo, di dividere i compiti. E possono essere divise nel modello, nella vista e nel controllore, secondo questo paradigma classico. Che cos'è il modello? Il modello rappresenta i dati. Quindi, tornando all'esercizio 1, che cos'era il modello? Era l'oggetto che si otteneva dal file JSON. Che cos'è la vista? La vista è invece ciò che si occupa di mostrare i dati, di mostrare cioè il modello. Che cos'era? Era tutto il codice che faceva vedere la tabella. Che cosa fa la vista? Controlla anche se il modello cambia perché l'utente fa una qualche interazione. C'è quindi una chiara separazione tra il modello e la vista. Devono essere messi in comunicazione da un terzo componente che si chiama controllore. Che cosa fa il controllore? Passa i dati dal modello alla vista. Se la vista dice al controllore che l'utente vuole modificare qualcosa nel modello, esegue l'operazione, controlla se si può fare, secondo le regole della nostra applicazione, e poi eventualmente modifica il modello. Dunque, il controllore reagisce agli input dell'utente. Perché questa divisione? Uno dei tanti vantaggi e anche il fatto che uno stesso modello può avere più di una vista. E questo implicitamente l'avete già sperimentato perché gli stessi dati potevano essere mostrati come una tabella oppure come un grafico. Dunque, una stessa sorgente di dati e due viste diverse. Naturalmente, aderendo a queste specifiche, è possibile aggiungere facilmente in futuro un'ulteriore vista,
se ci fosse la necessità. Poiché il modello è separato rispetto alla vista, possiamo agevolmente cambiare i dati e la vista reagirà di conseguenza andando a mostrare una versione aggiornata dei dati. Angular è un framework JavaScript definito dai suoi creatori supereroico, che applica questo paradigma del Model View Controller. Non esattamente Model View Controller, però, perché se notate la sigla è MVW, che sta per Model View Whatever, perché il ruolo del controllore non era così chiaro e allora hanno deciso di sottolineare il fatto che il controllore possa essere un qualunque tipo di oggetto, a seconda della teoria che c'è dietro. Cioè, per loro questa teoria della divisione non è poi così rigida. D'altra parte è difficile stabilire esattamente quali siano i compiti del controllore e quali non rientrino nel controllore, ma per esempio rientrino nei compiti della vista. Google, tra lo sviluppatore principale di questa libreria, ha pensato così di risolvere il problema in maniera, diciamo, un po' simpatica. Questa libreria però non è stata creata inizialmente da Google, ma è stata creata da questo signore, che non proverò a pronunciare, nel 2009. Poi è stata adottata da Google e la prima versione stabile è stata rilasciata nel 2012. Attualmente siamo alla 1.6.4 di fine marzo. Bisogna notare però una cosa importante, che a un certo punto Google ha deciso che si poteva fare qualcosa di addirittura più moderno di AngularJS, una versione 2, diciamo, che è stata chiamata Angular senza il JS. Perché è un cambio di nome? Perché è incompatibile con AngularJS. Dunque Angular è una riscrittura incompatibile di AngularJS. Attualmente Angular è disponibile nella versione 4, perché la versione 3 è stata saltata, secondo Google per evitare confusione. E la particolarità di Angular, e il fatto per cui non la vediamo, è che non è scritta in JavaScript, ma è scritta in TypeScript. Che cos'è TypeScript? È un linguaggio di programmazione molto simile a JavaScript, realizzato da Microsoft, a cui vengono aggiunti i tipi, le classi e l'ereditarietà degli oggetti al linguaggio JavaScript, in modo analogo a Java. Ciò che scrivete in TypeScript può essere trasformato automaticamente in JavaScript dal compilatore, che non è veramente un compilatore, ma è semplicemente un traduttore da TypeScript a JavaScript. Comunque non ci preoccupiamo di TypeScript, noi vediamo AngularJS, che invece è realizzata interamente in JavaScript. Attualmente la maggior parte delle applicazioni Angular è ancora realizzata in AngularJS. AngularJS è supportato da Google, non è deprecato, lo sviluppo continua, quindi ha senso utilizzarlo. È anche vero che per progetti completamente nuovi potrebbe essere interessante imparare TypeScript e utilizzare Angular invece di AngularJS. Come funziona questa libreria? L'idea fondamentale è che non tutto il codice è presente nel file JS, ma parte delle istruzioni è incluso nell'HTML. La libreria andrà ad analizzare i file HTML cercando degli attributi propri di AngularJS
e obbedendo al contenuto di questi attributi. In base a queste istruzioni la pagina verrà popolata con oggetti JavaScript. I dati che vogliamo aggiungere alla pagina possono essere, per esempio, il contenuto della nostra tabella della classifica. Questi dati di solito non sono presenti nell'applicazione, ma vengono scaricati da un server remoto. Negli esercizi che avete fatto, il file presente sul server remoto era lo stesso del server locale, il che non ha molto senso. In un sistema vero ci sarà un'applicazione sul server remoto che genera un nuovo file JSON in base al valore effettivo della classifica in nell'istante di tempo in cui si fa la richiesta, presumibilmente ottenendo i dati da un qualche database. Ad ogni modo, la pagina e il contenuto di questi oggetti JavaScript vengono automaticamente sincronizzati da AngularJS. E questa è la caratteristica fondamentale della libreria, che si chiama Two-Way Data Binding. Come potete intuire, i dati rappresentano un modello, la pagina HTML rappresenta la vista. Nell'idea di AngularJS, delle modifiche alla vista aggiornano il modello, cioè gli oggetti JavaScript, e le modifiche al modello aggiornano automaticamente la vista. Ora, tutto ciò è molto teorico, con l'esempio vi assicuro che sarà più chiaro. Concetti chiave, a parte il two-way data binding, sono le direttive. Le direttive sono questi attributi inventati da AngularJS che vengono applicati a degli elementi del DOM e dicono alla libreria qual è il comportamento dell'elemento, che cosa deve fare con quell'elemento. Inoltre, all'interno dell'HTML è possibile specificare quale oggetto della vista debba essere mostrato in un certo punto della pagina mediante un costrutto che si chiama data binding, e vedremo anche di questo a breve un esempio. Infine, abbiamo un terzo componente che è il controller. Che cos'è il controller? È il contenuto del file.js che andrete a scrivere. Il controller passa i dati alla vista e reagisce quando succede qualcosa nella vista. Per esempio, l'utente preme un pulsante. Quando l'utente preme un pulsante, viene invocata una funzione nel controller che andrà a fare qualcosa, in base alle caratteristiche dell'applicazione, naturalmente. Come facciamo a utilizzare Angular? Beh, è molto semplice in realtà. È come utilizzare jQuery. Dobbiamo andare sul sito di Angular, scaricare la libreria in locale e aggiungere un tag script che vada ad includere la libreria di Angular. In alternativa si può inserire l'indirizzo di un server esterno che è tipicamente fornito da Google o da Microsoft e che ospita già la libreria, cosiddetti Content Delivery Network. Oltre alla libreria dobbiamo includere un file JavaScript in cui scriviamo il codice della nostra applicazione, quello che è il controller. Vediamo alcuni esempi di direttive. La prima direttiva è ng-app, ng-app. Che cosa serve questa direttiva? Serve a inizializzare AngularJS. Contiene il nome dell'applicazione. Dove viene posizionata? Viene posizionata sul tag HTML, quello che contiene tutta la pagina HTML. Un'ulteriore direttiva, ngModel,
che cosa fa Engine Model? Dice alla libreria che un certo elemento HTML corrisponde all'oggetto JavaScript contenuto. In questo caso stiamo dicendo che l'oggetto JavaScript value contiene la stringa di testo presente nel campo input. Vediamo altre direttive. Non c'è una terza slide. Ne ho messe solo quattro. Allora, ng-controller. Che cosa fa ng-controller? Collega un controller a un certo elemento del DOM. Questo vuol dire che che il controller può operare solo all'interno degli elementi del DOM che sono figli del tag che contengono ng-controller. In questo caso stiamo dicendo che abbiamo un controller che si chiama input CTRL, vedremo come si possono creare dei controller, e all'interno di questo tag div ci possiamo riferire a questo controller con la parola chiave input. Quindi in ng-model, quindi nel campo input, diciamo che ng-model è uguale a input.value. Questo significa che se all'interno del controller facciamo riferimento a this.value, avremo lo stesso oggetto, la stringa di testo. La stringa di testo che corrisponde al contenuto di questo input. Se all'interno del controller assegniamo un valore a this.value, questo valore compare immediatamente all'interno del tag input. Che cosa fa ng-repeat? Ng-repeat ripete un tag per ogni elemento presente nel vettore. Quindi in questo caso abbiamo una lista, abbiamo un tag li, questa scrittura significa che andremo a ripetere questo tag li per tutti gli elementi contenuti nella lista. Quindi grazie a ng-repeat diventa molto semplice andare a stampare tutti gli elementi della lista. Vediamo il concetto di data binding. Il data binding si realizza con questa sintassi, con le doppie graffe. Questa sintassi va collocata all'interno del file HTML. Quando AngularJS incontra questo costrutto, andrà a sostituirlo con il contenuto dell'oggetto JavaScript. Supponiamo di avere un controller, non si definiscono davvero così, comunque li potete vedere come una funzione. Al suo interno diciamo che this.title è uguale a myList e this.data è un vettore di stringhe. Quindi all'interno di un tag div diciamo che il list CTRL sarà visto localmente come l'oggetto list, e da qualche altra parte avremo detto che quella funzione è il controllore list CTRL. Vediamo a brevissimo come farlo. Poiché all'interno del div questo controller è identificato da list, this.title diventa list.title. Mettendo list.title all'interno delle doppie graffe e all'interno del tag h1, questo costrutto verrà sostituito da myList. Che cosa facciamo per visualizzare l'elenco? Molto semplicemente utilizziamo ng-repeat di cosa? Dell'item in list.data. List.data è un vettore, item
sono gli elementi del vettore. Che cosa facciamo? Stampiamo item. Eseguendo questo codice otterremo dunque un div all'interno una intestazione che contiene myList, quindi una lista che contiene le stringhe A, B, C. I filtri. È possibile modificare come un elemento viene visualizzato utilizzando un filtro. Perché vogliamo farlo all'interno del costrutto di data binding? Perché questo non è un problema di come l'oggetto è rappresentato in JavaScript, ma è un problema di visualizzazione. Potremmo voler visualizzare una qualche stringa di testo, tutta maiuscola, tutto minuscolo e così via. Utilizzando il carattere pipe è possibile modificare il contenuto di value, per esempio utilizzando il filtro uppercase, il contenuto di value verrà stampato tutto maiuscolo, lowercase verrà stampato tutto minuscolo. Se una data e gli applichiamo il filtro date, verrà trasformato in una stringa di testo che rappresenta la data. Esistono molti altri filtri che sono definiti nella libreria di AngularJS. È anche possibile applicare più filtri in sequenza utilizzando questo costrutto. Con i filtri è possibile fare molte altre cose, per esempio è possibile ordinare gli elementi di un vettore prima di visualizzarli. Anche se nell'oggetto JavaScript originale tali elementi non erano ancora ordinati. Finalmente vediamo come si realizza un controller. Abbiamo una funzione anonima che viene definita e quindi invocata immediatamente. Non so se siete familiari con questo costrutto, non è assolutamente necessario utilizzarlo, ma viene fatto perché in questo modo tutte le variabili definite all'interno di questa funzione non sono visibili a nessun altro script che eventualmente includete nella stessa pagina. È un tipico pattern di JavaScript. All'interno definiamo una variabile che chiamiamo app, nome assolutamente a piacere, e assegniamo a questa variabile ciò che ritorna la funzione angular.module. Angular naturalmente è l'oggetto esportato dalla libreria di AngularJS, così come dollaro era l'oggetto esportato da jQuery. Punto module è una funzione che ci permette di creare un nuovo modulo della nostra applicazione. Nel nostro caso l'applicazione sarà composta da un solo modulo. Come si chiama questo modulo? Si chiama myApp e questo è quello che va nella direttiva ngApp all'inizio della pagina HTML. E come secondo parametro di module gli passiamo un vettore vuoto. Perché un vettore vuoto? Perché questo vettore potrebbe contenere opzionalmente delle stringhe di testo che identificano il nome di altre funzionalità di Angular che vogliamo utilizzare all'interno della nostra applicazione. È un metodo per gestire le dipendenze. Se noi richiediamo delle dipendenze ad Angular, Angular si preoccuperà di risolverle per noi e fornirci relativi oggetti all'interno del controller. Non utilizzeremo questa funzionalità di Angular all'interno di Angular.module. Andiamo quindi a definire il controller. App.controller, dove app è il nostro oggetto che rappresenta l'applicazione,
punto controller è una funzione di AngularJS che andrà a creare, registrare un nuovo controller. Notate che ad app.controller vengono passati due parametri, una stringa di testo, il nome del controller che era utilizzato all'interno dell'HTML, e una funzione anonima. La funzione anonima è il nostro controllore, contiene il codice che verrà eseguito. Che cosa fa il controllore? Per prima cosa definisce una variabile self e la pone uguale a this. Questo è un altro tipico pattern JavaScript. Perché vogliamo fare questo? Perché se vogliamo fare riferimento a questo oggetto this all'interno di una funzione definita all'interno del controllore, non possiamo utilizzare il this all'interno di quella funzione perché sarebbe un altro this. Se invece assegniamo this a una variabile, questa variabile viene ereditata da tutte le funzioni definite all'interno del controllore. Quindi this.value uguale sumValue, stiamo definendo un qualche valore per il nostro oggetto this.value, analogamente self.value si otterrebbe lo stesso risultato in virtù dell'istruzione precedente. This.clear non è una stringa di testo, ma è una funzione. Una funzione che ragionevolmente vorremo eseguire quando l'utente premerà un qualche pulsante. Nell'HTML specificheremo che vogliamo invocare questa funzione. Che cosa fa questa funzione? Imposta self.value a una stringa vuota. Quindi la nostra applicazione non fa nulla di particolarmente interessante. Al caricamento stamperà sumValue e poi ci sarà un pulsante. Se l'utente lo preme, sumValue sparisce e finiscono lì le possibilità di interazione. Questo è il relativo codice HTML per ottenere quello che ho detto. Notate, ngApp viene settato a myApp perché così avevamo definito il nostro modulo. Vengono naturalmente incluse la libreria di Angular e il codice e lo script contenente il codice della slide precedente. Quindi all'interno del body abbiamo un div. Il div presenta la direttiva ng controller. All'interno di questo div vogliamo utilizzare my.ctrl, che viene visto all'interno del div come ctrl. Che cosa facciamo? All'interno del tag p stampiamo ctrl.value, this.value all'interno del controller, qui diventa ctrl.value perché all'interno di questo div il controller si chiama ctrl. Quindi abbiamo un pulsante che contiene un'etichetta, che contiene l'etichetta clear e presenta una direttiva che non è tra quelle che abbiamo visto in precedenza, ng click, ma il significato è chiaro. Quando l'utente preme, verrà eseguita questa funzione. Quale funzione? ctrl.clear. ctrl, il nome del controller, clear, parentesi chiusa, parentesi aperta, perché vogliamo invocare effettivamente tale funzione. Vediamo rapidissimamente un ulteriore esempio dalle slide e poi passiamo agli esempi pratici. Ora vogliamo scaricare un file JSON da una risorsa remota. In jQuery potevamo utilizzare
dollaro.getJSON. Qui abbiamo una funzionalità che è il servizio $HTTP. Questo dollaro naturalmente non c'entra niente con jQuery e come all'interno di Angular hanno deciso di chiamare questo servizio. Qual è la differenza rispetto a prima? All'interno di app.controller notate che non passiamo più una stringa di testo e una funzione, ma passiamo una stringa di testo e un vettore. Il vettore contiene come primo argomento una stringa di testo, $HTTP, e quindi come secondo argomento una funzione all'interno della quale viene scritto il codice del controllore. Sarebbe stato possibile per questo vettore contenere ulteriori stringhe di testo. L'importante è che la funzione sia collocata alla fine di questo vettore. A che cosa serve? Serve a dire ad Angular che vorremmo utilizzare all'interno del controller l'oggetto $HTTP. Naturalmente questo $HTTP nel vettore è una stringa di testo. Angular capisce che è una richiesta da parte del programmatore e allora fornisce alla function che implementa il codice del controllore l'oggetto $HTTP. Così all'interno di questa funzione anonima sarà possibile fare riferimento a questo oggetto. $HTTP è uno dei servizi inclusi in AngularJS, ce ne sono altri. È possibile richiederne di ulteriori, dichiarandone come dipendenze all'interno di Angular.module. Noi naturalmente vedremo solo questo. Come ci comportiamo con $HTTP? $HTTP ha tutta una serie di metodi a vostra disposizione. Noi vediamo solo i metodi get e i metodi then. $HTTP.get serve per ottenere il nostro file JSON. A questo oggetto, su questo oggetto invochiamo la funzione .then. A .then passiamo due funzioni anonime. Una verrà invocata in caso di successo della richiesta, una verrà invocata in caso di errore nella richiesta. Ad entrambe le funzioni viene passato l'oggetto response che contiene informazioni sulla richiesta e, se è andata a buon fine, il contenuto della risposta. In questa slide non stava tutto l'esempio, lo vedremo nella parte più pratica in cui andremo ad analizzare una semplice applicazione. L'idea è naturalmente di fare qualcosa di analogo alla tabella della classifica di serie A. Prima possiamo utilizzare l'oggetto che rappresenta la tabella definito all'interno del controllore, cosa poco sensata in un'applicazione reale, ma scopo puramente dimostrativo. Come secondo punto andremo a modificare l'applicazione affinché utilizzi questo servizio $HTTP per scaricare il file JSON da un server remoto. La questione relativa agli indirizzi da cui si può scaricare è invariata rispetto a prima. Si può scaricare dall'host locale, o meglio dall'host su cui è ospitato il codice JavaScript. Si può scaricare da un host esterno se è abilitata la funzionalità del server web che lo permette. Quello non cambia. Perché? Perché all'interno della funzione $HTTP.get Angular fa qualcosa di estremamente simile a quello che faceva la funzione load async.
solo che non dobbiamo preoccuparcene noi, ma se ne sono preoccupati gli sviluppatori della libreria. Allora, vediamo il codice dell'esercizio. Vediamo prima il contenuto dell'HTML. Ora, questo HTML è più completo, ma non è molto diverso rispetto all'esempio che abbiamo visto nella slide. Notate che ng-app viene definito come esercizio classifica, viene inclusa la libreria di Angular.js, che non è nella stessa cartella dell'esercizio, ma è nella cartella di livello superiore, questo perché la stessa libreria viene riutilizzata da vari esercizi, e poi viene incluso lo script app.js. Quindi abbiamo il nostro body con il titolo e abbiamo il codice che si preoccuperà di stampare la tabella, la view del paradigma model view controller. Notate che tutto è all'interno di un div e all'interno di questo div diciamo che il controller che si chiama classifica controller verrà chiamato localmente controller. Abbiamo quindi una tabella con un tag tr e all'interno del tag tr abbiamo un tag th. E che cosa facciamo col nostro th? Lo ripetiamo tante volte, ng repeat, quante volte, quanti sono gli oggetti all'interno del vettore controller.classifica.fields. Per comprendere questo punto dobbiamo naturalmente vedere che cosa è presente all'interno del controller. Che cosa contiene questo tag th? Contiene field a cui viene applicato il filtro uppercase, giusto per dimostrare che i filtri funzionano. Quindi abbiamo un tag tr, le righe della tabella, ng repeat di row della riga della tabella all'interno di controller.classifica.data e all'interno di ogni riga abbiamo un tag td, ng repeat di cosa? Del campo field in row. Track by index serve per dirgli di considerare all'interno di row gli indici in ordine numerico. Che cosa contiene questo tag? Field, il valore del campo, che sarà il nome della squadra e poi il numero di vittorie, di pareggi, eccetera, eccetera. Quindi si chiude la tabella, poi abbiamo un tag di tipo P che contiene aggiornato al e poi una data. La data è presente nell'oggetto controller.classifica.update, ma è una data, quindi un oggetto JavaScript. Possiamo applicargli, tuttavia, il filtro date per andare a trasformarlo in una stringa di testo. Vediamo rapidamente il controller, dove a dire il vero non c'è molto da vedere, perché definiamo la nostra applicazione e la chiamiamo esercizio classifica, quindi definiamo un controller che chiamiamo classifica controller e all'interno della funzione anonima che cosa facciamo? Niente. Essenzialmente facciamo che this.classifica è uguale all'oggetto che contiene i dati che utilizziamo nella vista. Nient'altro.
questo è il risultato. La tabella viene creata automaticamente. L'esercizio 2 è assolutamente analogo. In più abbiamo il nostro file JSON che contiene gli stessi dati. Il file index.html non cambia assolutamente, se non per il fatto che è stato incluso un particolare CSS che si chiama Bootstrap. Probabilmente, non credo sia stato introdotto dal professor Torchiano, si tratta di una libreria per gli stili CSS. Questo solo per dimostrare che esistono molti stili CSS già pronti che si possono includere nelle pagine della vostra applicazione e poi voi potete definire delle proprietà addizionali come è stato fatto in questo caso nell'altro file classifica.css, ma non è necessario riscrivere tutto da capo. La tabella apparirà leggermente diversa rispetto al solito perché viene formattata secondo le regole definite in questo foglio di stile, nient'altro. Poi abbiamo sempre il nostro Angular e l'applicazione app.js. Qui non è cambiato niente, se non il fatto che viene detto che table ha una classe chiamata table, perché così prevede Bootstrap per formattare opportunamente le tabelle. Abbiamo tuttavia aggiunto questo div. Questo div viene mostrato solo nel caso in cui ci sia un qualche problema nel scaricare il file JSON. All'interno di questo div viene stampato codice di errore del server, due punti, controller.error, perché vedremo che all'interno di controller.error viene messo il codice d'errore che ritorna al server nel caso in cui non sia possibile scaricare il file JSON. Quindi questo role uguale alter è richiesto da Bootstrap per visualizzare essenzialmente questo div di colore rosso, e lo stesso per queste due classi. La cosa su cui vorrei attirare la vostra attenzione è invece questa direttiva ng-show, che è un'ulteriore direttiva di Angular che non abbiamo visto in precedenza, ma il significato è molto semplice. Se controller.error vale true, allora questo div viene mostrato. Se controller.error vale false oppure undefined, non è definito, questo div non viene mostrato. Quindi il messaggio d'errore comparirà solo se si verifica effettivamente una situazione d'errore. Vediamo ora che cosa fa il nostro controller. Beh, rispetto a prima viene utilizzata questa sintassi che vi avevo fatto vedere nelle slide per richiedere ad Angular il servizio $HTTP, e tale servizio viene passato alla funzione anonima che definisce il controllore. All'interno di questa funzione andremo di nuovo ad utilizzare il pattern del self uguale ad is, e quindi definiamo classifica come un oggetto vuoto, perché inizialmente non sappiamo quale sia la classifica. Utilizziamo quindi $http.get per scaricare la classifica, qua il file locale oppure il file remoto del server, è assolutamente equivalente, e quindi a .then passiamo due funzioni. La prima funzione da invocare nel caso la richiesta vada a buon fine, e la seconda funzione da invocare nel caso in cui la richiesta non vada a buon fine. Che cosa facciamo se va a buon fine? Diciamo che response.data, cioè l'oggetto che ci viene restituito da questo servizio $HTTP,
viene memorizzato in self.classifica, così come prima invece avevamo this.classifica uguale a tutto l'oggetto definito direttamente nel codice. Quindi diciamo che self.ready è uguale a true. Self.ready è una variabile booleana che era definita con un ng show all'interno di table per far vedere table solo nel momento in cui ci sono effettivamente dei dati. Se invece siamo in una situazione d'errore, diciamo che self.error è uguale a response.status. Se quindi self.error viene valorizzato, allora viene mostrato quel div e viene stampato qual è il codice d'errore. Per mostrare che funziona, apriamo la pagina web relativa e questa è la classifica formattata, notate, secondo le regole di Bootstrap, dunque a tutto schermo con le righe di colore alternato. Notate che l'intestazione è visualizzata tutta maiuscola, anche se non era così nel file JSON, perché abbiamo applicato il filtro. E notate che la data è stata trasformata in una stringa di testo, includendo un'apposita estensione di Angular è possibile dirgli con quale localizzazione mostrare queste stringhe di testo, farla apparire cioè come una data in italiano volendo. Ora, giusto per provare cosa succede se modifico il nome di questo file, modificando il nome di questo file, Angular non è più in grado di scaricarlo. Quindi, aggiornando la pagina, non mi fa vedere la tabella, mi fa vedere quel div, e all'interno mi dice che il codice di errore è 404. 404 è il codice d'errore per dire che il file non è stato trovato sul server. Vediamo infine un ultimo esempio in cui è più chiaro il significato del two-way data binding. Andremo cioè a realizzare un qualche campo di input dove metteremo dei valori e questi valori vengono automaticamente assegnati a delle variabili JavaScript. Purtroppo il codice dell'HTML è un po' più complesso, soprattutto per la sintassi richiesta da Bootstrap per visualizzare un form formattato opportunamente. Ad ogni modo, abbiamo all'interno del body un div che verrà gestito da questo input controller a cui faremo riferimento all'interno del div con nome input. Quindi abbiamo un form. Il form è contenuto all'interno di questo tag form e a parte tutto questo codice verboso ha una etichetta che si chiama, guarda caso, etichetta e un tag di tipo input in cui ci si aspetta che l'utente scriva qualcosa. Notate che il tag di tipo input viene collegato all'oggetto del modello che si chiama input.form.label. L'idea è che nel controllore abbiamo un oggetto this.form che al suo interno contiene i campi label e value che corrispondono ai due campi del form. Quindi abbiamo un altro input che si chiama valore e che corrisponde a ngModel input.form.value.
questa direttiva NG Class è un'ulteriore direttiva di Angular che aggiunge all'elemento la classe, in questo caso asError, se input.labelError è uguale a true. Perché all'interno del controllore faremo un controllo sul valore dell'etichetta, sul valore cioè del testo inserito dall'utente nel form. Se non vogliamo accettarlo, vorremmo poter mostrare all'utente questa situazione evidenziando di rosso il campo. E per farlo è sufficiente aggiungere la classe asError all'elemento del form. Ma all'interno del controllore non vogliamo occuparci di questi dettagli. All'interno del controllore, se il campo form.label non ci piace, impostiamo this.labelError uguale a true. E poi la vista si occuperà di far vedere all'utente che c'è qualcosa che non va in ciò che ha scritto. A questo punto, prima del pulsante per inviare il form, abbiamo un'anteprima. All'interno di quest'anteprima si può vedere il contenuto del form mentre lo si scrive. E come si realizza quest'anteprima? In modo molto semplice, grazie al two-way data binding, andando a introdurre questi due oggetti JavaScript all'interno delle proprie parentesi graffe. In questo modo, nell'istante in cui l'utente inizia a scrivere qualcosa all'interno del form, questo valore viene immediatamente visualizzato nella pagina HTML. E di questo se ne preoccupa in automatico AngularJS. Infine abbiamo un pulsante e, a parte le classi richieste da Bootstrap per i pulsanti, abbiamo una direttiva ngclick che richiama la funzione addValue. AddValue prende i valori contenuti nel form e li aggiunge in un vettore. In un vettore in cui andiamo a memorizzare tutte le coppie di etichetta e valore che l'utente scrive e poi decide di inviare all'applicazione. Che cosa ce ne facciamo di queste? Beh, naturalmente le facciamo vedere in una tabella. La tabella è realizzata in modo molto simile alla tabella precedente. I dati finiscono in questo vettore input.data. Utilizzando ngrepeat stampiamo per ogni row, row.label e row.value. Quindi nella terza colonna abbiamo due pulsanti che permettono di eseguire delle operazioni su questo row. In particolare loadValue andrà a rimettere l'oggetto all'interno del form, mentre invece deleteValue andrà a cancellare l'oggetto dalla tabella, l'oggetto row relativo a quella riga. Questo per far vedere che all'interno di ngclick, quando si invoca una funzione, è possibile passare un oggetto, purché sia un oggetto disponibile all'interno di un tag, padre del tag che contiene la direttiva ngclick. In questo caso row era stato definito qui all'interno della ngrepeat. L'HTML di questa applicazione l'abbiamo visto tutto. Vediamo ora il codice del controller, che è probabilmente molto più semplice dell'HTML. Abbiamo questo input controller, il cui comportamento è definito all'interno di questa funzione. Come prima cosa l'oggetto this viene salvato all'interno della variabile self per utilizzarlo all'interno delle funzioni anonime definite
dentro al controllore. Quindi self.form viene inizializzato con la parentesi graffa aperta e chiusa a un oggetto vuoto, perché vogliamo che il form inizialmente sia vuoto, e la tabella self.data ha parentesi quadra aperta e chiusa perché vogliamo che sia un vettore vuoto. Quindi definiamo il comportamento di queste funzioni addValue, loadValue e deleteValue. AddValue che cosa fa? Per prima cosa controlla che il form sia compilato correttamente. Se self.for.label è vuoto, allora impostiamo self.labelError a true, perché c'è un errore, altrimenti a false, perché non c'è un errore. Quindi, se self.for.value è una stringa vuota, oppure se non è un numero, questo viene restituito dalla funzione isNotAnumber, allora abbiamo un errore, altrimenti non ce l'abbiamo. Quindi, se abbiamo un errore nell'etichetta o se abbiamo un errore nel valore, return, cioè l'esecuzione di questa addValue si interrompe qua. Altrimenti, aggiungiamo con la push l'oggetto self.form al vettore self.data. Tuttavia, se aggiungessimo l'oggetto stesso, quando poi modifichiamo il form, modifichiamo anche il contenuto del vettore. Noi non vogliamo questo, utilizziamo questa funzione fornita da Angular, angular.copy, che essenzialmente crea una copia dell'oggetto e lo inizializza agli stessi valori. Quindi impostiamo di nuovo il form a un oggetto vuoto perché vogliamo cancellare ciò che era scritto in precedenza nel form. Vogliamo caricare l'oggetto value all'interno del form. Facilissimo, facciamo di nuovo una copia dell'oggetto e lo impostiamo a self.form, in self.form. Infine, l'ultima possibilità, vogliamo cancellare il valore. Che cosa facciamo? Facciamo una ricerca all'interno del vettore, scorrendo tutti gli elementi del vettore, e se troviamo un oggetto che è uguale al valore che vogliamo cancellare, con la splice andiamo a rimuovere l'oggetto dal vettore self.data. Ora ho parlato abbastanza, facciamo una rapida dimostrazione. Questa è la nostra applicazione. Dunque abbiamo il form con l'etichetta, il valore e la tabella che vuota. Ora, se provo ad inviare il form così com'è, tutti i due campi si colorano di rosso perché sono tutte e due stringhe vuote. Se scrivo, mentre scrivo compare l'anteprima che si modifica durante la scrittura. In questo caso ho inserito una stringa di testo in valore, quindi se lo invio, valore viene colorato di rosso perché vuole un numero, mentre invece prova ritorna allo stato normale perché è corretto. Inseriamo allora un numero e quindi inviandolo il valore viene inserito all'interno della tabella e il form viene pulito. Inseriamone un altro. Questo funziona o non funziona? Funziona perché la funzione isNotAnumber accetta anche numeri decimali. Ora, se premiamo carica, il valore che abbiamo selezionato viene rimesso all'interno del form. Se lo invio nuovamente,
viene aggiunto all'interno della tabella perché abbiamo utilizzato la funzione copy, l'oggetto viene duplicato. Naturalmente, se premo cancella, l'oggetto viene rimosso dalla tabella. È chiaro che questa applicazione non ha nessuna utilità pratica. Per avere qualcosa di più sensato bisogna immaginare che all'inserimento di un nuovo valore, oltre a visualizzarli all'interno della tabella, se è quello che vogliamo fare, venga fatta una richiesta a un server web in cui gli si dica che l'utente vorrebbe aggiungere questi valori. Non dunque scaricando dei dati, ma inviando al server web dei dati, cosa assolutamente possibile utilizzando un altro verbo del protocollo HTTP, non get, ma un post oppure una put. Mentre invece i dati che vengono visualizzati nella tabella al caricamento dell'applicazione potrebbero essere ottenuti da un server web utilizzando la funzione $http.get. Questo per dire che oltre alla $http.get c'è anche la $http.post e ce ne sono molte altre, come spiegato nella documentazione di AngularJS. I dati che il server fornisce vengono ragionevolmente ottenuti dal server da qualche base di dati, e i dati che voi inviate al server vengono salvati nella stessa base di dati. Poi naturalmente un'applicazione vera sarebbe molto più complessa, dovrebbe gestire gli utenti, dovrebbe avere uno scopo, a differenza di questa che non ha nessuno scopo, a parte riempire una tabella. Concludendo, avete in questa slide i riferimenti all'AngularJS, in particolare la documentazione dell'API, dove tutto è spiegato in grande dettaglio, il tutorial di W3 School e un video su YouTube molto informativo che in un'ora spiega AngularJS però in maggior dettaglio rispetto a quello che ho fatto io. Direi che si stanno avvicinando le 7, quindi possiamo concludere qui la lezione. Naturalmente all'esame non ci sarà nulla da fare con AngularJS, quindi diciamo che qualcosa in più rispetto agli obiettivi di questo corso, ma era solo per dimostrare che esistono tante librerie JavaScript che potete eventualmente utilizzare se volete dilettarvi in questo mondo della programmazione web. Bene, grazie per la vostra attenzione e ci vediamo lunedì in laboratorio. Thank you.